Questa è la Nikon F90. La quale partiva dal 28, 35, 50, 70 ed era autofocus, non aveva proprio problemi di visione come gaffa. Precedentemente invece usavo la Nikon F, prima della F90, questa qua. E ne tengo, ho due o tre corpi, ma non mi ricordo neanche quanti corpi tengo della F. La prima macchina in ordine di tempo che ho preso tra le mani era un Agfa 6x9 a soffietto, che mia moglie mi perse a Bologna, se non sono più riavuto. Dopo la Agfa 6x9 passa la Rolleiflex B8E, B8, eccola qua. A volte, ma raramente, addirittura così, vedi, guardavo, preferivo sempre guardare con l'occhialino, era così. Così non vorrei farlo quasi mai, sempre con il mirino, e mettevo a fuoco praticamente. Ecco qua, questa è l'ultima che ho usato in ordine di tempo. Eccola qua. Ti va bene? Va benissimo. Sei uno splendore così, anche con il taglio dei capelli fatto. Beh, evidentemente la... Di solito il tuo obiettivo? Che metti, 50? Sì. L'ultimo scatto in ordine di tempo. Qualcosa come 8-2 anni fa, prima del Covid. Anche perché non mi va più di fotografare, in quanto fotografo farne che cosa? Mettere in archivio, conservo sempre in archivio. Non c'è stato mercato, quindi è inutile, perfettamente inutile continuare a spendere soldi e tempo e fatica senza nessun costrutto. L'ultima produzione, a quanto risale? Al 7 maggio 2022. Una mostra presso i magazzini fotografici, una specie di antologia. Loro hanno messo un tema terra-mare, infatti c'erano alcune fotografie scattate dove c'era una panoramica marina e altre invece per strada, stradale diciamo. Quante opere in mostra? Una ventina erano, un grosso modo una ventina di opere, sì.
Sì, da quella alle pareti, che là soltanto una ventina di euro. Fotografo riconosciuto non solamente a livello nazionale, ma anche a livello internazionale, a Guido Giannini chiediamo: avere il cosiddetto manico, come si suol dire, come te lo sei fatto il tuo, al di là del tecnicismo fotografico? Di tecnica non ho mai studiato niente, non ho mai pensato alla tecnica. Io ho fotografato sempre d'istinto, io ho fotografato senza preconcezione, ho fotografato per necessità. Le mie prime foto che ho fatto le scattai con una Rolle a doppio obiettivo, una 3-5. Scattai queste foto, ma le tenevo così, non è che volevo fare il fotografo, non avevo ambizioni, come molti dicono, di essere artisti. Io non sono né un artista né avevo queste ambizioni. E tenevo queste foto scattate. Un giorno, leggendo una rivista, lessi che Calogero Cascio, un grosso fotografo, era andato alla redazione Il Mondo, famoso settimanale politico che dava molto spazio e risalto alla fotografia. Infatti ha fatto storia anche per questo, non soltanto dal punto di vista politico e per quelli che collaboravano al Mondo di Bannoni, ma anche proprio per il rigore e la scelta fotografica. Era andata alla redazione del Mondo e Pannunzio, il direttore, insieme a Ennio Flaiano, che era collaboratore del Mondo, viste queste foto, non ne comprarono nessuno, non acquistarono nessuna cosa. Il fotografo prende le foto e se ne sta scendendo per le scale della relazione, incontra un fotografo che saliva, suo amico, non mi ricordo il nome di quest'altro, suo amico, il quale lo vede tutto rabbuiato e gli domanda, dice, ma che ti è successo? Dice, no, guarda, io ho portato queste foto, non hanno comprato neanche una foto. E l'altro, ma tu porti le foto così, devi portare almeno le foto 30x40 in un buco. Sto fatto a me, pur non essendo fotografo, ma dico, ma come, una fotografia per essere una fotografia deve essere 30x40, devi portare in un book. Presi le mie foto, le misi in una busta e le spedì a Roma. Dopo pochi giorni mi arrivò un assegno e Pannunzio si era comprato 10 mie foto. La prima foto è quella della violinista pubblicata a dicembre del 60, non se ricordo bene, a dicembre del 69. Ed era la violinista che stava sempre, tutti i giorni, davanti alla vetrina della Rinascente. Si comprò 10 foto Pannunzio, però ne ha pubblicato soltanto 6, di cui 2 addirittura in copertina. Uno i ragazzi sotto il monumento a Garibaldi, il giorno dell'Epifania, ancora con i cappelloni, ancora con i cappelloni, le pistole e compagnia di là. L'altro invece alla casa nel fosso. Oggi tutti fotografano e questo fotografare è diventato modè, è diventato una cosa normalissima. C'è modo e modo di farlo, però, chiaramente. La domanda è questa: la passione non va chiaramente a braccetto con la professione? Ma, ripeto, io non ho avuto la passione del fotografo. Io ho fotografato per necessità. Perché, dopo varie esperienze lavorative, tra l'altro ho fatto anche l'impiegato nel banco dei pegni, di cui ne parla poi Fabrizio Ramondini nel suo scritto, il racconto della mensa che si faceva a mezzogiorno lì a San Biagio dei Librai, e io andavo con la mia borsa, con i pegni della gente, più centinaia di migliaia di lire che lasciavo sul banchetto, e Fabrizio si preoccupava di ragazzi vedendo tutti quegli oggetti d'oro, chissà che cosa sarebbe, invece non hanno mai visto questo genere. Quindi praticamente, lasciato questo lavoro all'agenzia di presto propegni, aprì un negozio di giocattoli su Albomero, la Città del Sole, nel 76, sono io che ho portato la Città del Sole a Napoli. Poi per disavventure, disgrazie, errore di società, praticamente lasciai e stavo senza lavoro. Insomma, un amico avvocato diceva che andava a fare il guardiano notturno, ne ho fatto per un po' di tempo, il guardiano notturno a via Manzoni, sabato e domenica notte. Il guardiano titolare, diceva, signor Gianni, volete venire pure lunedì? Io pure di guadagnare soldi, che con quello praticamente si sopravviveva, accettavo, però non riuscivo a recuperare. A distanza di tempo, passando per Piazza Dante, Tullio Pironi, qui guarda, ci sta la Guaraldi a Firenze che cerca un agente librario. Vado a Firenze, mi danno dopo poco tempo che la Guaraldi, quindi restai senza lavoro e come. Che fare? Non avevo nessuna entrata. Dico, vabbè, mo cerco di fare qualcosa con la fotografia. Mia moglie mi invitava a mettere su un negozio fotografico, un matrimonio, non mi sentivo di farlo, non avevo la capacità di farlo, quindi andai alla Luce della Campania, che era il quindicinale del PC,
E allora lo dice Matteo Cosenza. Matteo Cosenza disse: no Guido, guarda, ci stanno già molti fuoco. Tornai a distanza di un po' di tempo e non c'era più Matteo Cosenza, ma c'era Michele Santoro. Michele Santoro dice: Guido, porta qualche cosa, però era un quindicinale. Già stavano altri fuochi, quando vedevo una fotografia, due fuochi, che cosa risolveva? Neanche questo risolveva. Quindi a un certo momento che cosa fece? Incominciavo a fotografare. La notte stampavo, perché noi avevamo la camera oscura, dovevo costruire in cucina e così. La mattina dopo mi mettevo nel treno e andavo alla redazione di Roma. E così presentavo le foto e i giornali acquistavo. Ho collaborato al Mondo, al Manifesto, al Messaggero, a vari giornali della capitale. Al Manifesto c'erano due ragazzi che compravano le fotografie. Una aveva lo stesso nome di... Vabbè, una era la Porco, una ragazza sarda, e l'altra Antonella Gesualdo. Antonella Gesualdo era più superficiale delle fotografie. La Porro era capace che tu a distanza di tempo, io non ritornavo dopo un giorno, una settimana, dipendeva, riportavo alcune foto che già vi. Tu sai che quello mi diceva, ma io questa già l'ho vista, avevo una memoria fotografica eccezionale. Ciò nonostante ogni tanto di quelle foto che già avevo visto, sempre ce la rifilava. Poi a un certo momento sull'Avanti, una mattina, io collaboravo all'Immaginazione, CGL Informa, pur non essendo iscritto alla CGL, pur non condividendo certe posizioni. Entrando nella CGL a Via Torino, il portiere mi conosceva, sapeva la mia posizione politica, diceva: Camillo, ora fai pure quei socialisti. Vanno in sala stampa c'era l'Avanti, e sull'Avanti mezza pagina dedicata al mio libro Sopravvivenza e Sopravvivenza. Vado a leggere Michele De Luca. Pensai bene, praticamente ringraziare Michele De Luca, il quale a distanza di tempo mi richiama e dice: guarda Giannini, io ho riciclato il tuo pezzo anche su Rocca. Rocca è il 15 anni della cittadella di Assisi, ancora tuttora pubblicato, no? C'è oltre 80 anni di pubblicazione. E io praticamente mi trovai con lo stesso articolo riciclato. A un certo punto io tenevo tutto un mucchio di fotografie che non riuscivo a realizzare. Che pensa? Pensa di mandarlo alla Rocca. E Gino Bull, che era allora il direttore di Rocca, si comprò queste fotografie. Ogni tanto gli davo un gruppo di fotografie e mandava a Gino Bull, il quale mi comprava queste fotografie, se no avrei dovuto buttare praticamente. C'ho anche qualche numero di Rocca con le mie foto dentro, con le mie, ma chissà dove stanno combinate e cose. E Michele De Luca tutt'oggi lui collo, anzi a distanza di 20 anni, lui ha voluto pubblicare un libro con le sue recensioni praticamente. Mi telefonò una sera dicendo: posso pubblicare? Come la puoi pubblicare? E quindi sto anche nel suo libro dove ha raccolto le recensioni e c'è la rubrica proprio, Michele De Luca fotografica. Scusa. Poi a Rocca collabora anche un altro critico fotografico, Alberto Pellegrino, il quale spesso, eccolo qua, questa è la rubrica di Gino Bull. Giro, dietro a porto lo stesso immagine oppure fotografie ci sta Pellegrino, il quale pure lui ha scritto molte volte su di me, ha recensito un sacco di mie foto e di miei libri. Per ritratti ambientali il 35 mm, per ritratti in senso più classico il 50 e l'85 sono le lenti più visitate. Ottiche come il 100, il 135, il 200 non vengono impegnate se si vuole isolare maggiormente un soggetto dal contesto culturale. Così via dicendo. Però spesso non ci si accorge di non possedere la necessaria cultura dell'immagine, che poi è una condizione purtroppo assai rara. Come si acquisisce questa condizione? Lavorando, scarpinando e fotografando. Io praticamente ho fotografato sempre col 50, l'obiettivo normale. Raramente ho usato il 35 mm e posso dire forse se non 10 volte un teleobiettivo 100. Queste sono le... Ultimamente, siccome avevo bisogno di molto più ambientazione, ho usato il 24, ma il 24, il 35 e il 100 li ho usati proprio, diciamo, messi tutti e tre assieme, se non avrò usato una cinquantina di volte, ma non ci arrivo a 50, quindi ho usato sempre normalmente il 50.
Sulla Rolex l'obiettivo era fisso ed era un 50, quindi non avevo bisogno di cambiare. Non mi sono mai preoccupato di stare a pensare, metto il 100, metto il 35, anche perché io fotografavo sempre l'istinto. Io vedevo e scattavo. Vedevo, nello stesso momento che vedevo, guardavo e tanto è vero che io non ho neanche fatto tante provini, perché le provini non le abbia mai fatte, per due ragioni. Primo è che avrò perdere altro tempo, in seconda ragione avrò spendere altri soldi per la carta, per gli acidi come io per fare i provini. Poi c'era il problema che molte volte il mio era un solo scatto, che avevo da provinare, mettevo sotto all'ingranditore, se mi soddisfaceva stampavo, se non mi soddisfaceva, pazienza, ho sbagliato a farne uno solo. Infatti c'era Bruno Zingarelli, un carissimo amico però, il quale mi rimprovera sempre, ma che caspita, hai fatto uno scatto, io facevo una mitragliatrice, e tu mi no, quindi ho avuto... Per molti era un difetto fare un solo scatto, invece non andava proprio, anche perché io, molti dicono che praticamente non hanno chiesto il permesso per fotografare, non è vero, perché alcune forze vere non hanno chiesto nessun permesso. Io fotografavo rubando l'immagine, io sono sempre un ladro l'immagine, non mettevo davanti alla persona, davanti alle cose, guarda, panorami e compagnia che andavano. Non è che mi soddisfacevo, anche perché le fotografie le dovevo vendere, quindi se non c'erano figure, non c'erano, che vendevo, non vendevo niente. Quindi anche, era anche un condizionamento di quello che dovevo produrre, il mio modo di fotografare. Molti mi chiamano un grande artista, molti mi chiamano maestro, insomma maestri inizi. E tutto quello che hanno conosciuto al di fuori del giornale o qualche mostro o quei la decina di libri pubblicati, lo debbo a mia figlia, la quale si è messa a giocare su quello strumento diabolico e quindi ha diffuso le mie foto anche all'estero praticamente. È vero che all'estero ho fatto anche tre mostre, una a Norimberga e due in Cina. Tra l'altro in Cina non arrivarono le foto, l'amico aveva organizzato la mostra e cosa fece? Strappò le pagine del libro e mise le foto, le pagine del libro, e ci stanno due poliziotti cinesi che stanno guardando. Dovrei trovare il dischetto, non so dove sta questo dischetto. Quindi questi sono tre mostre all'estero. Poi ho fatto in alcune città italiane, Palermo, Milano, Roma, Trieste, Trieste sempre grazie a lei, Messina, Barletta, ecco, Bergamo. C'è una figura in questa casa che non ama farsi riprendere né con il video né con la fotografia. Intanto è il motore di ricerca, il Google, possiamo dire, di una situazione molto particolare. Parlo di Zelda, la figlia di Guido Giannini. Zelda non ama farsi riprendere, difatti adesso che sto parlando si è nascosta per evitare che la sua immagine venga a favore di camera, però a lei dobbiamo, appunto al suo motore di ricerca, dobbiamo la telematicità attuale che ha Guido Giannini, tutto ciò che riguarda internet, divulgazione e comunicazione di come eravamo, come siamo e come saremo, lo dobbiamo a lei, a questa figura silente, questa figura silenziosa di Zelda che è il testimone ed è con grande coraggio e abnegazione che porta avanti il discorso della famiglia Giannini. A quale io dico grazie, alla quale anzi... Solo la mano, solo la mano, non andate su, solo la mano. Il primo erotismo antico, edizione Solar Friburgo 1982, 40 anni fa, ed è praticamente un libro di fotografie del gabinetto pompeiano al Museo Nazionale, all'archeologico, e della casa dei vecchi a Pompei, del Lupanare e così via. Per pubblicare questo libro non so che cosa si dovette fare, addirittura la casa dice dovette mandare altre pubblicazioni alla sovrintendenza, poi il libro alla fine è uscito da mezza schifezza, è come stampa. E mi pagarono, però non sono rimasto per niente soddisfatto da quella che è stata la pubblicazione poi. Il secondo invece è Sopravvivenze, Sopravvivenze, la casa Asher di Firenze, che allora dirigeva Vittorio Giugi, col quale siamo rimasti amici, e questo è del 1986. Terzo libro, Immagine allo specchio, di Gazzerana, editore Salverino Scala. Gazzerana editore è un compagno anarchico, il quale pubblica moltissimi libri dedicati all'anarchia, alla storia del Mezzogiorno. E ultimamente tutti i giornali nazionali hanno scoperto a Gazzerana, gli stanno dedicando un sacco di servizi televisivi e giornalistici. Vabbè. Dopodiché, Luoghi d'autore.
Luoghi d'autore è un libro da me concepito e da me costruito. Praticamente mi rivolsi a vari personaggi della cultura napoletana, dicendo a ognuno di loro di parlare di un luogo di Napoli al quale erano legati, o per un fatto affettivo, perché gli piaceva dal punto di vista monumentale, artista e così via. E quindi in questo libro ci stanno le dichiarazioni di Dina Pertimiro, la regista, di Gianver Schifano, lo scrittore, di Rosi, il regista, di Mario Martoni, il regista, di Pappi Corsicani, il regista, di Mario Persichi, il pittore, di Ernesto Tafiori, il pittore, e tanti altri praticamente, di La Capre come scrittore. Ognuno di loro ha descritto, e io ho fotografato il luogo di cui loro parlavo. Nell'altra pagina praticamente, a capolettere di quello che loro hanno scritto, ho ritratto loro, quindi un formato molto piccolo, c'è il ritratto dell'autore, l'altra pagina c'è il luogo loro, del quale loro hanno parlato. Dopo Luoghi d'autore esce il manifesto 20 foto, sono 20 foto che erano state pubblicate dal manifesto nella rubrica Tempo Libero e Lavoro, le ho raccolte e pubblicate con la prefazione di Goffredo Fofi. Dopo il manifesto 20 foto, 10 foto per il mondo, cioè sono le foto pubblicate e non pubblicate, che acquistò il mondo di Pannunzio. Dopo le 10 foto, Le miniere di Tufo, è un lavoro fatto sulle miniere di zolfo di Tufo, in provincia di Avellino, ed è questo pubblicò la De Agostini, l'editore di Avellino. Dopo di questo, Letture, edizioni Il Chiostro di Benevento, sono praticamente 80 e più fotografie di gente che legge le posizioni più varie e le cose più strane e possibili. Poi, dopo di questa, Terra Felix e l'Eccellenza, questo libro addirittura è stato tradotto in inglese e in cecoslovacco, praticamente parla dei prodotti della Campania, dei prodotti ortofrutticoli e non della Campania. Dopo di questo è uscito Sponde Opposte, è un libro fatto a due mani, da me e da una fotografa modenese. Infatti il libro è su Sponde Opposte de Libes o Posades, perché io ho pubblicato le foto di Napoli e ho pubblicato le foto di Barcellona praticamente, e questo è stato stampato a Reggio Emilia. Poi è uscito Il Pescatore, questo è un libricino al quale ci tengo moltissimo, perché è un libricino con lo scritto di Nicola Pagliari e le mie foto fatte a Casalberino Scala, cioè non a Casalberino Scala, a Santa Maria di Castellabate, perché avevo letto questo racconto di Nicola Pagliari sulle pagine di Repubblica. Nicola ogni anno a Natale grosso modo faceva qualche cosa, qualche pubblicazione, qualche telefono a Nicola, dico: Nicola, vogliamo pubblicare? Ma non c'ho soldi. Poi a distanza di tempo mi chiama e dice: Guido, ho fatto i soldi, pubblichiamo, e pubblichiamo praticamente il suo racconto pubblicato su Repubblica e le mie foto che andai poi a fotografare insieme a lui a Santa Maria Castellabate. Dopo esce Fotoreporter per vocazione praticamente. È un libro nel quale sono raccolte tantissime testimonianze e critiche alle mie foto, pubblicate su varie testate o su vari giornali o nei libri, e questo è stato pubblicato sempre dal Chiostro di Benevento. Dopo di questo è uscito un'antologica finalmente, ed è praticamente il catalogo e la mostra che ho ottenuto su Asseriate nel 2013. Nel 1959-2014 il premio Flauto d'Argento, cioè raccoglie le mie foto del 1959-2014, e questo è stato fatto praticamente dalla stampa del libro ad Ariano Urpino, dalla grafica Lucarelli, ma la mostra è stata a Zungoli, uno degli ultimi paesi della provincia dell'Avellinese. Dopo di questo è uscito 86, Il Laboratorio, edizioni di Nol, ed è una placchetta dove nella quale sono raccolti tre scritti, lo scritto di Mario Martuno, lo scritto di Michele Smargiassi, il critico di Repubblica di fotografie, e da Guerini, che è un fotografo bergamasco, professore universitario, il quale ha anche una galleria sua a Bergamo. Dopo l'86, Buon Appetito, sovvenzionato da un ristorante di Adrani, foto di gente che mangia. Chi si mangia la pizza, chi un panino, chi è seduto a un tavolino a mangiare. Ho collaborato a varie illustrazioni, libri, copertine, a copertine di dischi e manifesti. Sono stato iscritto all'ordine dei giornalisti pubblicisti del 23 giugno del 1988, dove dovetti mandare una diffida attraverso l'avvocato, perché la mia iscrizione all'ordine dei giornalisti dell'Ordine di Napoli non l'accettava mai. Arrivata la lettera dell'avvocato, dopo tre giorni chiamarono e mi detto la iscrizione all'ordine dei giornalisti. Pace bene. Questo è Mario Persico, regalo di nozze, quando è mia moglie sposammo.
La porcina che vedi qua su, questo è un assemblamento praticamente di cose, era la porcina della stufa che faceva parte della stufa di Maiori che tenevamo a Villa Belvedere quando Mario la sera veniva a farmi compagnia e cose. Poi buttata via la stufa, Mario ha utilizzato questo perché come vedi è un assemblaggio di varie cose, addirittura i rollini fotografici, i coperchi delle scarpe di Vinaville, delle vecchie serrature, un po' tutto. Addirittura vedi uno schiacciapatate e un tergicristallo. Questo è persico. Gli altri persici esistenti in questa stanza sono questo, che è un'incisione, questo che è un'acqua tinta, a fianco invece sta Gerardo di Fiore. Questo è un luce del pezzo, per il nucleare. Questo è un carro del Pozzo. Sopra è il bimbo salamandre sempre di Mario Persico. Questo è Tatafiore. In alto è Ciro De Falco. Questa è una sculturina di Mario Persico, che poi la vedi riprodotta là, vedi grosso modo, quello. In quella litografia, quello sempre è Mario Persico. Sotto pure ci sta un Mario Persico, sopra luce del pezzo, questo è un Ciro De Falco. Ciro De Falco, qui hai ancora un Mario Persico. Mario Persico addirittura quando stava al liceo, questo è un pastello di Mario Persico quando addirittura stava al liceo. Questo è un Tatafiore addirittura proprio dedicato, Giannini Libero. E quello è un vecchio quadro che stava a casa. Queste sono tre incisioni di Esposito. Piacevano molto a mia moglie. Quelle sono due foto di mia moglie. Là è un cancello di Via Tragara a Capri. E qua su una barca a Capri, sempre, però le metti, no, forse ci lasciai i riflessi, se ti metti, ci sono i riflessi. Vabbè. Sei pronto per... Questa parete è tutto Nicola Napolitano, praticamente. Però non dipinge più in questo modo. Quando la gente è venuta a casa, nonostante i pezzi, i biasi, il pezzo e il compagno grande, molti si innamoravano di questi e tantissimi hanno chiesto se me lo regala, me lo vendi, non ho ben regalato, non è venduto niente di niente. Eppure questo è suo. Lui poi dipingeva anche sulle cose più strane. Questa è una specie di cosa. Questa è addirittura la portella di qualche immobile, eppure c'ha dipinto sopra. Quello è un altro persico. Questo a fianco invece è Bruno Libello. Sempre persico di quelli tipo sculture, no? Vedi? Quello non mi ricordo che è, un'incisione di un pittore romano, non mi ricordo chi è. Sotto è sempre Mario Persico, poi se riesci a prendere più alto lui, riesci a prendere questo, ti voglio prendere questa specie di cosa. Ce la fai? Sì. Questo pure. L'ho voluto io incorniciato così perché guarda, da qua il disegno, questo è un regalo fatto a mia moglie da Mario, quando posso girare te lo giro, posso girare? Sì. E dietro? Ecco. I versi, di Mario Persico. Ci rileggi i versi? Mettelo là per piacere. Ci devo leggere i versi? Io li vuoi leggere? Sì. Io? Sì. Ma io non c'ho una bella voce, non ho una bella lezione. No, chi te lo dice? Dai, dai. Carissima Maria, abbi fede, abbi senno, abbi sonno, abbi sex appeal, abbi soldi, abbi, abissi, abbi amore. Molto affettuosi saluti e ringraziamenti per te, molte cartoline inviate, per le molte cartoline inviatemi, Mario. Ti metto la media, sì. Metto, sì. Va bene così? Sì, va bene, non ti preoccupare. Quello lassù sì. È un lavoro di ragazze zingare insieme a Bruno Fermariello. Qua invece sono tutti e tre persico.
Quello pure è un persico, la testa partoriente. Forse non ce l'ho sufficiente. Quelli in alto le cose fatte. Sì, sì, sì. E allora, sì. Vedi qua. Possiamo uscire. Vieni qua, puoi uscire. Allora. Persico, persico se invece uno che fa quando fanno la festa del merlo maschio a Nola, praticamente, quello è il merlo maschio, non mi ricordo come caspita si chiama sto pittore. Quello è Bruno Nocera, proprio dedicato a me, a Guido. Là invece c'è un altro Lucio del Pezzo in alto, per un altro Lucio del Pezzo. Qua c'hai, questo è un altro pittore romano che non mi ricordo come si chiama. Questo è sempre Mario Persico, Mario Persico, Mario Persico, Mario Persico, Mario Persico, Mario Persico, ti sto facendo con i mani di Persico, 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 tutti e tre, Gianni Pisani, Gianni Pisani. Poi se vieni qua negli scavamenti di Pompei, che ancora non si è riuscita a sistemare tutti i libri, tutte cose, compagnia cantante. Bellissimo. Trovi un persico, una mia foto, un manifesto di una mostra di Mario Persico, quello è sempre un pittore romano che non so come caspita si chiama, invece quello a fianco è Luca Castellano. Quell'altro non mi ricordo come si chiama, quel grigio, no? E quello invece me l'ha fatto Bruno Fiorentini, un ritratto fatto a memoria, non ci stavo davanti, lui a memoria mi ha raffigurato, 35 mm bianco e nero, Bruno Fiorentini, il marito di Gaetana Cantone, la... sì. Che purtroppo è morto. Questo invece è Rinedda, che dovrebbe restaurarlo, ed è un quadro che piace moltissimo a mia figlia, il quale quando io lo volevo comprare, lui mi disse un prezzo, disse non ti posso pagare sto prezzo, non ce l'ho proprio soldi. A distanza sempre dice, Guido facciamo una cosa, facciamo un cambio, tu mi dai una tua foto e ti do il quadro. E gli detti la foto, 30 per 40 e gli metti il quadro. Solo che si sta, siccome è una tecnica, vedi? Sì, l'abbiamo chiamato la mano, vieni a vedere come si può restaurare la cosa e non viene mai. Questo è un quadro alla quale mia figlia è legatissima praticamente. Poi questi, là stanno ancora, in questi scatoli che vedi, sono tutti libri da sistemare. Guarda, anche là non l'ho sistemato, qua non ho sistemato niente. Qua sono ancora altri scali, là tutte... fare la foto con... Scusa l'espressione. No, quello... Ecco, tu un casino. Ah, vuoi che resti qua o vuoi fare il quadro? Con voi. Ah, stai facendo me? Vuoi proprio spiegare... Okay. Vabbè, vuoi non spiegare il libro, ma vuoi proprio spiegare istantaneo. Allora, qua invece una serie di mie foto. Zelda? Stanno già qua. Cosa? Stanno già qua. Chi stanno già qua? Bruno! Zelda! Sì. Faccio così. Vedi tu. Sì, ok. Se vieni qua. Sì. Qua praticamente è tutto Ciro De Falco. Questo è tutto da dire a me, via, all'amico Guido Giannini e qua. Sia questi in alto che vedi, è tutto Ciro De Falco. Questo invece è un'incisione tratta dalla mia foto famosa della sedia, che praticamente sta in un, accompagna un'edizione di un libro a copie numerate. Questo me lo regalò Lucia Medi, ma non mi ricordo chi è un'incisione praticamente. Poi qua abbiamo Torelli, il postino di Capri e Carmine di Ruggiero. Di più Carmine di Ruggiero vuole farci un'altra cosa di Carmine di Ruggiero. Di Ruggiero. Questo invece è Vittorio Vella, l'incisore di Nola, lo conosci. Questi sono due, un'incisione e una cosa, sono... di un autore jugoslavo, li comprò mia moglie quando andammo a Dubrovnik, quando loro mi leggevano Dubrovnik, però non ti so dire i nomi. Quella è una mia foto che piace moltissimo a Zelda, perciò se l'ha messa lì a testa del letto praticamente. Lucio Ramarone non ci mi sa foto.
Unica Zelda. Quella è mamma e madre. Questi sono due disegni, cioè due collage fatti da mia madre, da mia moglie. Quello invece è sempre un altro artista romano che non mi ricordo. Sotto è un persico. Sì. Questo pure è un persico strappato perché era il ritratto di Zelda. A lei non piaceva lo strappo. Ma poi lo sa incorniciare. Poi sa incorniciare. Sarà l'avrei buttato proprio. Vabbè, la bambina si vede un mostro. E questo pure è un persico, questo è un collage. Giusto, ti faccio un ritratto. Non ti capire di quel cazzo. Però anche un sacco di incisione, ma si vede a sette cose, quindi ci sta neanche lo spazio dove metterli. Questo è tutta la tristezza che c'è nel trasporto che l'hanno graffiato. No, io dico che sono datori, ma l'hanno graffiato, ma l'hanno pure montato appeso, cioè vabbè. Questo deve essere una stanza vintage anni 70, ma non è... Bella, mamma. Mamma era bella, sì. Ma qua, guarda qua. E qua ci permettevamo di viaggiare a casa. Lei mamma ci avrà una sessantina d'anni, anche più. Quando c'erano i caprisi. Mi sembrava molto più... Ma tu c'hai di mamma? No, non c'è niente, c'è solo l'espressione di mamma. Il resto è tutto dalla parte loro, dalla razza, come si vuol dire. Razza, mamma, si dice razza, la razza Giannini. Giannini. Razza abbastanza. Naso è Giannini, statura è Giannini, occhi è già tutto Giannini. Ti ricordo che guarda il mondo di mamma. Sto morendo di caldo, oggi è proprio... Se volete il caffè, tè... No, provate nel caffè intanto. La lettura in copertina, sulla copertina del mondo. Queste invece sono foto pubblicate, quelle sono tutte foto. Ho pubblicato nei libri o stampato. Quella è sul manifesto, quella foto pubblicata sul manifesto. Perché questo pavimento mi dà un po' fastidio. Mi dà un attimo e mi metto la copertina. Queste due sono altre foto pubblicate sul mondo. La violinista fu la prima foto pubblicata sul mondo. Poi le sono ritrovate. Tutte e due sul mondo sono state pubblicate. Queste sono foto di mostre, praticamente. Anche queste, foto di mostre. Vabbè. Queste vedi? Il barbone compra la cosa. Arrivare prima di questo, sistemare un po' la casa e letto là. Senti Guido, la foto che avresti voluto scattare, però... che non ti è riuscita, in ordine a un tempo, in ordine a qualcosa, qual è stato? Io ho scattato sempre quello che ho visto, non avevo in mente di scattare qualcosa. Qualche cosa ti è sfuggito però? No, mi è sfuggito per pigrizia, per esempio, qua non ci sta, c'è una foto praticamente nel libro lettura, i ragazzi fuori al Colosseo che stanno... da poco posato la borsa in macchina, un pope con una benda sull'occhio, la madre anziana con un'icona in mano e una bimba, una ragazzina inginocchiata che lo fotografava e noi non fotografai, quindi mi sono sempre pentito. Un'altra foto persa era praticamente, fanno l'asfalto per le strade, ci stava uno tutto intabarato di plastica nera, no? Che eppure non voglio scendere in mezzo, un paio di foto, ma adesso io non ho mai pensato la foto da fare, quello che ho visto ho fotografato. Senza perdere neanche tempo, l'obiettivo sta poco, perché io grosso modo fotografavo sempre con la 50, cioè l'obiettivo normale, quello per l'occhio umano, che si avvicina all'occhio umano, sempre con l'impostazione di un 125°, sa, per avere una certa profondità e una certa rapidità. Raramente cambiavo l'obiettivo qui, ma quindi allora vedevo, tanto è vero che molti mi dicevano, ma perché non hai fatto le provine? Che faceva a fare le provine? Che uno scatti, teneva la provina. In seguito a volte ho fatto qualche provina, ma... delle centinaia di scatti che ho fatto, non ne tengo i provini praticamente, perché certo. Mettevo sotto all'ingranditore, se mi soddisfacevo e pensavo che la potevo vendere, la stampavo e se no via, non ho mai perso tempo, un rapporto, l'obiettivo, tempo, la cosa, non mi sono mai inginocchiato, come a questo di scattare, io non ho mai... Cosa pensi della fotografia posata? Mi dà fastidio, a meno che non è un ritratto e quindi è tutto un altro fatto, ma le cose non le ho mai concepite. Infatti io vedo alcune foto di nomi che passano come grandi fotografi, però hanno fatto lo scatto, se ne fermò qualcuno qua che scelte molto, se ne fermò aquilo che si mette la mano a fare. Io non ho mai chiesto a nessuno di posizionarsi, ne ho mai detto ti posso fotografare, ho fotografato e basta. Ti dico come nasce questo PC. Nicolò ogni anno a Natale grosso modo faceva una pubblicazione, una qualche cosa per celebrare il Natale con gli amici e come ne va.
Io un giorno leggo su Repubblica un bel raccontino, lui sa che spesso scriveva dei raccontini, collaboravo con Repubblica, collaboravo con il Mezzogiorno, vabbè, gli ho fatto scrivere anche su Umanità Nuova, Settimana Anarchica, a Nicola Pagliato. Lo chiamai, dico: Nicola, guarda, è molto bello quel raccontino che tu hai scritto sul Pescatore, che ne diresti di fare una pubblicazione a Natale? Non c'ho soldi. A distanza di tempo mi chiama e qui ci seguì la loro pubblica, e quindi andai con lui a San Maria Castellabate e fotografai questo famoso pescatore di cui lui parlava, con alcune immagini di Santa Maria di Castellabate praticamente, ed è uscito questo libricino. Purtroppo non dopo sarà, perché oramai mi sono rimaste solo le copie di archivio. Dimmi tu quando devo girare o se vuoi vedere. No, fai tu a piacimento, io ti seguo. Vabbè, sì, adesso... io ti seguo. Ah, mi segui? Allora, sì. Però dimmi quando posso girare. Ah, puoi girare. Posso girare? Bellissimo, sì. Posso girare. Come no? Posso girare. Sì. Questo invece è un altro libricino particolare, di cui sono state tirate fuori poche copie, con Elisa Pellicani, eccola qua, questa Pellicani, che è una fotografa di Modena che vive anche in Spagna, la quale oltre ad essere fotografa è anche una che fa oggettistica, moniri vari, venne a Napoli per conoscere, e girammo un po' per, e scattammo delle foto e così via. Poi lei disse a un certo punto: Guido, vogliamo fare una pubblicazione, io farò di Barcellona e te le foto di Napoli, e quindi uscì questo libricino, perciò su sfondi opposte stanno le mie foto e le sue foto praticamente, no? Questa è una foto di... queste sono le foto sue, mentre invece queste sono le foto mie, vedi? Alcune foto la sedia la trovi sempre, sta sedia, perché è una delle foto che più piacciono ai vari personaggi. Questa pubblicazione, ti dicevo, di Elisa Pellicani, lei che cosa faceva? Una bozza stampata, no? Questa è roba sua, vedi? Straordinario viaggio di Elisa Pellicani, qui. Però poi chiedeva, per le altre pagine, intervento di qualcuno. Quindi io sono intervenuto con queste cose, vedi? Queste sono sempre cose sue, straordinarie pagine, 30 straordinarie dias di Guido Giannini fotoreporter, insieme ai suoi. Allora, queste sono sue, tu le vedi subito perché i suoi sono disegni, invece ecco sono interventi, o scritti o... Qua ti dico, te lo dico pure a voce, giorno 15 novembre 2009, alla mostra fotografica da Napoli Maurizio Valenzi, interviene Giorgio Napolitano. Quando si è avvicinata alle mie foto e mi ha stretto la mano, gli ho detto, alcune sere fa, gli ho gridato per due volte, viva l'anarchia. Glielo ripeto oggi, viva l'anarchia. Con Giorgio Napolitano, non la male. Ecco c'era mica che rimanette paralizzate, anche gli altri qui. E quindi, questa è una mia cosa. Poi qua, vedi, l'amore, e ho messo questi due ragazzi in Sant'Angelo d'Annino. Stanno guardando lì, però l'amore, quindi questo è un mio intervento fotografico nelle sue pagine. Questa ancora, essere Guido Giannini, ha scritto lei, e io ho messo le grandi, queste che faceva, leggeva le carte ai ragazzi disoccupati della posta centrale, quando avevano il sussidio, i ragazzi disoccupati. Qua è sempre lei, e io ci ho scritto, un racconto previsto troppo facile a dirsi. Per me fotografare è un documentare, ma qualche volta ho fatto sì che potessi comprarmi il pane. Non facile a dirsi, è poco noto come racconto. Qua un'altra volta, questo che sta lavando i piedi della fontanina a Piazza Municipio. Questa pure in un libro. Questa è sempre scritta da lei. Qua invece, bocche profumate e labbra dolci come miele, l'ho aggiunto io praticamente. Sogni, il barbone che sta dormendo con una bottiglia di vino vacante e accompagnata sulle scale dell'Arco Mirelli. Profumi d'incenso, e ci ha chiesto a chi si prende un incenso di Indoborg e San Antonio Abate. Qua è sempre lei, però lettura l'ho messo io.
era l'ombra di se stessi, il rimpianto ma anche la commozione. E c'è già letture dal mio libro, da questo qua. Vabbè, dopo te le faccio i libri. Ora stiamo guardando questo qua anche per dare omaggio. Ecco qua. Lei dice che partivano e io, ma non attraccano navi. Questa pure fuori e qua fuori. Questa se la compro il mondo di Pannunzio e non la pubblicò. Tra quelle comprate la Pannunzio la pubblicò. Il postino che porta le lettere, la lettura, l'indirizzo era sbagliato, la francatura insufficiente. Aspetto molti e molti giorni, tutto ritorna al mittente. Aspetta il giorno, tutti sono al mittente. Cioè tu intervenivi su quello che già hai fatto, questo è suo. Solo che io c'ho... Ecco qua. Lei aveva fatto questo disegno e da quest'altra parte ho messo questa immagine sciacalliana. Vi racconto Franz Kafka. Dia, infatti, il suo amore era Kafka. Lei era innamorata, io invece che il suo amore era Kafka. Dovevo intervenire e quindi intervenivo liberamente. I calcoli perfetti, giorno 14, non ho aggiunto niente io. Naturalezza, e ci ho messo il cane che sta aspettando, che sta pure la foto qua fuori, hai visto quella qua. La regina, dolce la musica, duro guadagnarsi il pane, la violinista che io ho pubblicato là fuori, che poi la prima foto pubblicata sul mondo di Pannunzio, questa invece è l'interno della libreria di Gaetano Colonnese. Indagine segreta, e io ho messo il giudizio universale, già chi conoscerà mai la sentenza del giudizio universale, e da qua invece sta quello che ha pubblicato lei. Qui sono state tirate poche copie, numerate praticamente. Vedemmo più lontano gli astri, guardare nelle pagine, e ci hanno visto questo coso, spazi siberiani. Il regalo di sé, non ricco come regalo, ho messo il disegno praticamente che commentava il pezzo, cioè l'intervista mi fece Serena, cosa là, quella di Repubblica, cioè Stella Cervasio, che mi fece un'intervista due pagine su Repubblica. Questo è sempre suo, qua ancora, e ho chiuso con i manifesti a Pinelli e la mia firma. Questo è il manifesto che avevano stampato i compagni di Milano, questo invece è quello che facevano i compagni di Napoli, noi avevamo soldi e quindi facevamo... Qua cosa, con che si chiama? Cociclossina. Cociclossina. Qua invece ci stava il caso, io c'è visto una schedina del Supernalotto, neppure un numero astratto. Qua, siccome sveglia il sogno a Civaniti, che sta facendo la sveglia praticamente, no, la mattina, e quindi così chiudendo con questo pure è mio praticamente, Beato Angelico. L'ho scelto io questa foto, questo disegno di Beato Angelico. Qua è sempre tutto scritto da lei praticamente, tranne questo bell'antico l'ho messo io. Bell'antico è questo invece è suo praticamente. Sempre di Isabella Cano. E qui finisce il tutto. Questo è un libricino che è stato tirato in pochissime copie. Questa l'hai visto. Il pescatore l'hai visto, questo invece è il catalogo più stampato, la migliore mano possibile delle mie foto, un antologio finalmente con lo scritto di Silvio Perrilla, a Seriati in provincia di Bergamo, troverà qualche foto già scritta, già fatta, ti puoi fotografare Silvio Perrilla. Va bene o c'ha i riflessi di luce o qui, dimmi tu. Va bene? Sì, sì. Sei tu che operi la mano. Va benissimo. Va bene? Sì. Posso girare? Sì, puoi girare, siccome no. Io non parlo per non interagire su quello che tu dici. Parla e dimmi tutto quello che vuoi. In modo per la ripresa. Stai bene in questa foto? Non so, non mi ricordo neanche chi me l'abbia scattata praticamente.
Poi qua, sempre la famosa sedia, non manca mai. È un'icona. Che poi ti dico com'è, perché è stata fatta sta fuori questa foto. Questo ma ultimamente se l'è comprato Paolo, quello del... quello che sta con il gruppo musicale, per regalarla alla sua fidanzata. Dopo Zed dice come cazzo si chiama, mi ricordo. Paolo... Il fratello di Lia e... Paolo... Polcari. Il Polcari. Fratello di Lia e... Questa è una foto che la debba a mia moglie. Perché io stavo fotografando, guardando da un altro lato. Lei all'improvviso mi fa, Guido, guarda quei tre. Mi giro e vedo questi tre. E qua ho tre scatti, stanno in tutte e tre scatti in tre posizioni diverse. Però poi ho scelto sempre questi, che ci sta questa addirittura lei, con la testa chinata sulle ginocchia. Questa l'hai già vista, è quella del mondo di Pannunzio, scattata al Vomero, dietro al liceo San Nazaro, a via Mancini. Questa l'hai già vista, questa pure la conosci. Questo invece è un lavoro che ho fatto sugli zingari alla Scampia, alla 79 praticamente, nel 79. Questa poi è quella più rubata, mia figlia l'ha messa sul ponte San Marcellino. E la più rubata, se ne sono pure appropriate gente dicendo che era allora, prendo, dico, te lo fai da lei, le litigate che si è fatto con la... Per fine smargiarsi da Bologna, si ribellò, dice, ma come, la foto è già inizio a mettere il tuo sito di fotografo, c'è una vecchia foto, e quindi ho pagato la foto a tua. Questa è un'altra foto, quella del manifesto, praticamente, pure del manifesto. Questa invece, quando ho compiuto 86 anni, è una placchetta. Dentro ci sta un'incisione fatta dal laboratorio di Nola. Questa è un'incisione della mia foto. Ne furono tirate soltanto 60 copie, queste sono edizioni numerate. Ma ne farò un altro sulla tipografia che stampa ancora con la rotativa. Poi ci sta un pezzo di Dario Guerini, un pezzo di Mario Martone, un pezzo di Michele Smargiassi. Questo è il pezzo di Guerini. Un pezzo molto lungo. Questo è un fotografo, e anche lui, sì. Oltre che professore universitario e cose, collezionista, si è comprato pure le mie foto e compagnia. Ancora lui, e ci ho messo qui. Però io non compro questo, gli compro l'uomo col sacco sulle spalle e la casa sul fosso di Roma. Quindi sarei fatto che si compra. Questo è il pezzo di Mario Martone. Giannini è un uomo carnalmente legato a Napoli. Impossibile staccare la sua figura da quelle strade, da quelle luci, da quei volti. Il ricordo più recente che ho di lui è infatti presso la Bottega delle Meraviglie, le meraviglie di cartapesta di Claudio Cuomo. Di cui dopo rifascirare. Ho messo la foto di Fabrizio Ramondino, perché il suo incipit inizia proprio citando Fabrizio Ramondino, no? Lui dice, Guido Giannini per me è molto legato al ricordo di Fabrizio Ramondino, perciò ho messo Fabrizio Ramondino. Poi c'è questo pezzo che per me, non soltanto per me, ma per tutti quelli che l'hanno letto, cioè il pezzo più bello che si stanno mai scritto su di me, di Michele Smargiassi, il critico fotografico di Repubblica praticamente, al quale ho dato questo. Qui c'è l'amore che sposta le macchine, dice nel suo pezzo. E questo è il pezzo più bello che sia stato mai scritto su lui, stando anche a quello che dicono gli amici. Se lo vuoi pigliare il pezzo di Smargiassi, poi te lo leggi con calma. Ti va bene? Va bene. No, non lo so. Sì, va bene. Ma non so facendo perdere troppo tempo. No. Tu dici che c'hai impegni dopo, che amore sta a mangiare con Ma perché non ti ho fatto niente di partire, uno spaghetto ti avrei offerto. No, ma comunque non ti preoccupare. Guido, te l'hai mai giocato questi numeri? Chiaramente no, mai. Il 98 girato. No, mai. Quindi giocato. 89, 60, 45. E ce l'hai detta al serio. Giocatille, ragazzi. No. Devo segnare questa placchetta. Sì, stampata. Sì.